Sulle ipotesi del complotto mi fa ridere e mi inquieta anche allo stesso tempo. Vorrei dire soltanto una piccola cosa, che secondo me basta far crollare tutto questo castello di bugie che è stato costruito in questi giorni sul mio conto. Se avessi fatto parte di un complotto, per quale motivo avrei deciso di non fermarmi la prima sera che fui portata a Palazzo Grazioli? Perché avrei dovuto rischiare di non essere più invitata? Niente, io e la mia famiglia abbiamo dei soldi sul libretto bancario e sono ciò che ci resta dell'eredità di mio padre dopo la vendita degli immobili e dopo che io ho tolto, diciamo, anche i sequestri che c'erano da parte delle banche e delle società di recupero crediti, e per questo mio papà ricordo che si è suicidato. E poi ci sono anche i proventi della mia precedente attività, di cui non mi pare di aver fatto mistero, visto che tutti sanno che ero un escort. Questi sono tutti i soldi che ho, e con questi soldi che volevo e voglio ricostruire il residence. Penso ormai che abbiate capito tutti quanto io tengo a quel progetto. Perciò per me quei soldi è come se non ci fossero, voglio dire che non li utilizziamo mai, se non per improvvise emergenze, tipo la retta per l'istituto di mia figlia che oggi vive in un college. Li conserviamo per la ricostruzione del residence, se riusciremo mai a farlo, perché è ancora tutto bloccato. Il tecnico oggi mi dice che non è ancora stata nominata la commissione per il parere paesaggistico e io aspetto ancora. Per il resto io conduco una vita molto molto sobria, tipo che vado a letto alle 8 di sera, che passo i miei sabato e domenica a casa, a meno che non sono in giro per promuovere. Adesso sono stata a Cannes, dove devo comunque iniziare a vivere e devo fare quello che ho sempre fatto nella mia vita, l'artista, l'ho fatto per tanti anni. Credo che non vivere 8 mesi sotto stress, diciamo che a me non mi ha portato nessun tipo di vantaggio, né a livello economico, né nessuno mi ha pagata fino ad oggi per delle interviste, anche tu che oggi mi stai intervistando penso non mi hai pagata. E così è stato in tutti questi 8 mesi. E a proposito invece del viaggio del Qatar e dei soldi in contanti che vi avrei portato nel febbraio del 2008, voglio precisare una cosa molto importante, che io non sono mai stata in Qatar. Ho fatto un viaggio a Dubai, in crociera con tutta la mia famiglia. Ma questo è successo perché comunque in quel periodo io ricevevo anche delle minacce, quindi ho portato via la mia famiglia anche per tutelarla. E a riprova di tutto ciò ho già depositato in procura i biglietti, i passaporti e poi sono stata a Dubai in compagnia anche della signora Barbara Montereale. Io non so perché il signor Barba dica tutte queste bugie ai giornali e agli inquirenti, io so soltanto che quelle dichiarazioni che lui ha fatto fino ad oggi mi sono parse gravi. Anche perché ad un certo punto dell'intervista che ha rilasciato il 29/7/2009, lui spiegava al giornalista di aver fatto quelle dichiarazioni per avere in cambio un assegno dall'avvocato Ghedini. Quindi questo dimostra che persona è il signor Barba. Fino ad oggi Barba, penso che è colui che mi picchiava, mi costringeva anche a prostituirmi. E per farlo processare ho dovuto fare delle registrazioni video, altrimenti nessuno mi credeva. Eppure io anche allora dicevo la verità. È anche vero che dopo la sua condanna io l'ho ancora rivisto, perché è uscito dal carcere grazie all'indulto. Quindi sono stata costretta a riprendere quella cosiddetta storia, solo perché io avevo paura. Voglio ricordare che oggi vivo con 2 ernie al disco, la mattina non riesco ad alzarmi dal letto. Io ho fiducia nei magistrati e nella magistratura. So che può sembrare una frase fatta e il mio avvocato mi rassicura sempre su questo. Io anche quando inizio ad agitarmi per tante bugie dette sul mio conto, spero soltanto che gli accertamenti si facciano in fretta così anch'io posso iniziare a vivere. Ma nonostante tutte queste rassicurazioni del mio avvocato, c'è qualche cosa però che non mi torna, perché per sapere a quale PM erano state assegnate una mia querela ho dovuto firmare un'istanza all'avvocato, perché altrimenti non avrei potuto saperlo. Leggo invece sull'ultimo numero di Panorama informazioni
su procedimenti in cui io sono sia parte offesa che indagata. Come hanno fatto? È possibile questo? E perché allora il mio avvocato ha depositato l'istanza? Io spero che tutta questa storia finisca in fretta, e perché ho molti progetti per il mio futuro e anche molta fiducia nei magistrati.